Io sono il papà di Marino, settimo di 13 figli. Diciamo che siamo una famiglia numerosa. Mio papà è emigrato in Argentina, subito dopo la guerra. È tornato nel 1930 e ha fondato il forno. E da allora, visto che si chiamava Marino, appunto panificio da Marino già da quella volta, quindi dal 1930. Non mi ricordo se sono nato in panificio, però fin da piccolo assistevo il papà nel lavoro nel laboratorio vecchio, che mi ricordo, che impastava ancora a mano a quei tempi. Poi le prime macchine, poi i tempi sono cambiati, si è attrezzato, aveva 2 o 3 dipendenti, ecco, a quel tempo si facevano le consegne a domicilio, si facevano 2 o 3 tipi di pane e i grissini, che mi ricordo io che andavo a scuola con 2 grissini, ero uno dei più fortunati. Poi i tempi sono cambiati, purtroppo dopo mio papà nel 64, aveva 61 anni, è mancato e di tutti i figli, diciamo, sono rimasto io a portare avanti l'azienda. A scuola ci sono dei bei ricordi, anche perché già alle elementari, penso che facessi la terza elementare, durante la ricreazione, mentre tutti i ragazzi giocavano, io andavo a casa e facevo 4 consegne e facevo il pane, poi consegnavo il pane proprio col sacchettino bianco, mio papà faceva le rosette, i cornettini, montassù, all'olio, e si faceva questa consegna a domicilio. Andavo a piedi oppure andavo in bicicletta, però c'era il problema di non rompere il pane, perché se appoggiavi il sacchetto del pane sopra il manubrio, i cornetti si rompevano, le rosette si schiacciavano, e poi c'era la signora, le serve dei signori, facevano le critiche, cosa hai fatto, e dovevi stare attento anche a quella roba lì, insomma. Rientravo e tornavo a scuola, questo in terza, quarta, elementare, quinta, l'ho sempre fatto. E poi quando invece ho cominciato le medie, ho fatto l'avviamento a Prata, quel tempo c'erano altre consegne da fare e partivo alle 7 del mattino, 7 meno un quarto, per fare consegne ai negozi. In bicicletta partivo con la mia cesta, con la cartella della scuola, facevo il mio giro, lasciavo lì la bicicletta, andavo a scuola con la mia cartella fino a mezzogiorno. Al rientro prendevo la mia bicicletta e tornavo a casa. Qualche volta restava qualche panino da distribuire ai compagni di scuola. A quell'ora lì mangiavano molto volentieri. Sì, sono ricordi che adesso, se li racconti, non ti credono neanche. Senza pensare alle giornate di freddo inverno, senza pensare a quella volta che ho appoggiato la bicicletta a una siepe per consegnare il pane e si è rovesciato tutto in mezzo alla strada. Quando è mancata la papà, l'ha preso la mamma di quanto io ero giovane, io avevo 15 anni, però ho cominciato ad alzarmi le 2 di notte. Da quella volta ho sempre lavorato fino al 2006-2007, quindi insomma la mia storia di panificio l'ho fatta, ecco. Nel 78 invece l'ho preso io, panificio, la gestione vera e propria, insomma, ecco. Io ero sposato nel 73, mia moglie è entrata subito in negozio a far parte dello staff e quindi ha sempre lavorato anche lei, anche se dopo un anno è nato la prima bambina, la seconda bambina, l'anno dopo, 2 anni dopo è nato Marino e dopo è arrivato nell'81 l'ultimo dei 4 figli nostri. Mia madre ha sempre lavorato dalla mattina alla sera, perché con 4 figli e io lavoravo di notte, il pomeriggio che io riposavo lei doveva guardare i bambini, i compiti, le lezioni eccetera. Tanto che facevano spesso i compiti nel tavolo del panificio, quindi lei seguiva il negozio e anche la famiglia. Diciamo che Marino a suo tempo, dopo le medie, mamma soprattutto intendeva fargli fare ragioneria, perché dice almeno insomma, impara a fare 4 conti. Invece Marino, geometra. Il contempo comunque mi aiutava di notte al sabato quando c'erano consegne da fare. Comunque ha sempre respirato farina anche lui, ecco. Il problema è nato quando Marino ha avuto una crisi di asma e soprattutto di allergia alla farina. E dopo invece, appunto, a quel tempo ha superato il discorso dell'asma, dell'allergia, e quando io stavo decidendo di affittare, lui dice no, prendo io. No, se prendi tu, tanto bene, contento, abbiamo collaborato per un primo periodo, dopodiché insomma si è arrangiato. Quindi nel 2007 ho ceduto proprio l'attività completamente. Ecco una raccomandazione che ho sempre fatto, di stare coi piedi per terra. E vedo che in qualche modo, insomma, i passi li misura lui, quindi il suo passo, non il mio. E quindi ha preso le sue decisioni, insomma, le cose stanno andando bene. Non serve guadagnare il mondo se dopo perdi l'anima. E questo l'ho imparato dal papà. Quindi sì, guadagnare, lavorare, sviluppare, però ecco. È importante tenere i piedi per terra.